produttori cinematografici, quanta parte ha avuto il cinema europeo, oppure se siete cresciuti solamente tipo al neorealismo e cinema hollywoodiano, e qual è il cinema europeo che vi piace di più? Secondo me ci sono l'Europa, non so come dire, è proprio una culla del cinema, e poi io vorrei ricordare Méliès, perché cioè quell'uomo lì ha inventato il cinema come narrazione. Era un prestigiatore francese innamorato di della scoperta dei fratelli Lumière, che è innamorato di fare il mago, di fare il prestigiatore, quindi ha acchiappato, anzi non gliel'hanno manco venduta i fratelli Lumière, lui voleva comprarla, non gliel'hanno venduta, quindi ne ha fatta una lui di macchina da presa e si è inventato per esempio gli effetti speciali, cioè Matrix, il primo Matrix degli allora fratelli Wachowski, adesso sorelle, si basa quella scena che insomma credo che abbiamo visto tutti, quella scena bellissima dove lei si sospende e si fa un giro a 360 gradi, quella roba lì arriva direttamente da Méliès. Per cui che dobbiamo dirgli? Cioè, nel senso, il cinema europeo è proprio, il cinema c'è qua. È anche un'occasione, secondo me, bellissima di visitare capillarmente un po' il nostro paese, che nasconde veramente delle meraviglie straordinarie, come per esempio Ortigia, che è una cosa veramente eccezionale. Uno resta completamente sconvolto dalla bellezza di questo posto. E poi incontri pubblici diversi e quindi hai a che fare con reazioni diverse, con emozioni diverse. Insomma, è un'esperienza sempre veramente molto bella.